Piena intesa tra il premier italiano Mario Monti e il presidente francese François Hollande nel ribadire l'impegno a costruire la TAV Torino-Lione nei tempi previsti. Proprio a Lione, non a caso, si è svolto il vertice italo-francese, al termine del quale entrambi i leader si sono detti soddisfatti. Nous avons aussi... Abbiamo avuto anche una grande convergenza per condurre insieme un certo numero di politiche su scala europea. Ed è in questo quadro che iscrivo il progetto Lione-Torino. La sintonia tra Italia e Francia ha riguardato anche altri 5 accordi siglati su cooperazione militare e di polizia, università, ricerca e trasporti. A Lione si sono diretti anche i rappresentanti del movimento NoTav. 12 pullman con 600 militanti italiani sono arrivati con ore di ritardo dopo essere stati fermati più volte per controlli e si sono uniti a circa 300 ecologisti francesi. Tra i manifestanti, circondati dalla polizia, ci sarebbero stati arresti.